Sicuramente fare un doppio culto la domenica è impegnativo per tutti, è impegnativo per me, per la mia famiglia, ma sicuramente per tutti voi, per tutti coloro che sono di servizio in chiesa. E credo che questo sia un messaggio ispirato per, per noi oggi e comprendere che cosa vuol dire servire. E dove il Signore ci sta portando? Perché sicuramente il Signore ha degli obiettivi, degli scopi che vuole raggiungere, sia nella nostra vita collettiva che nella vostra individuale. E noi dobbiamo pian pianino, a volte la domanda che viene fatta al pastore è come posso conoscere la volontà di Dio? Molto semplice, fai il primo passo. Non puoi conoscere tutto, inizia a fare il primo passo. E allora ciò che davanti a te pian pianino inizierà a far diradare la nebbia e a vedere sempre in maniera più chiara il percorso che devi seguire per raggiungere l'obiettivo e lo scopo che Dio ha posto davanti alla tua vita? Perché Dio ha posto delle opere davanti a noi e si aspetta che noi le adempiamo, quindi Lui ci tiene più di te a fartele conoscere. Amen. Quindi, Chiedere a Dio Signore qual è la Tua volontà è un'ottima domanda, però nel momento in cui aspetti di conoscere tutto e non agisci, resti fermo. Invece la volontà di Dio inizia a rivelarsi a Te quando fai il primo passo. Una cosa che ho scoperto nella mia vita è che anche conoscendo la volontà di Dio, finché non ho fatto il primo passo non ho avuto pace. Allora, quando tu sai che Dio si aspetta qualcosa dalla tua vita inizia ad esserci un cerco di farmi comprendere, una specie di ansia spirituale. Non so se è il termine è giusto, chiaramente Dio non mette ansia, ma nasce in noi quel desiderio di riuscire nella volontà di Dio. Amen? Però ci rendiamo conto che non sempre è automatico e non è sempre facile. Quindi, se vogliamo che quest'ansia si sollevi, e la grazia scenda sulla tua vita e ti dia pace, questa viene solo, non solo quando conosci la volontà di Dio, ma quando fai il primo passo. Amen. Finché non fai quello, la pace non entra. Conosci ma non hai pace. Facendo il primo passo nelle cose nuove, il primo passo nella terra promessa. Il primo passo nel Mar Rosso, il primo passo nel Giordano, questo farà diradare la nebbia e metterà pace nella tua vita spirituale per entrare in possesso della promessa di Dio. Amen. Amen. Gloria a Dio. Benvenuti al nuovo anno, benvenuti a tutti, mi fa piacere vedervi. Abbiamo avuto un bellissimo tempo di ritiro sia con i giovani che con alcune coppie di voi è stato un tempo meraviglioso, io sono veramente soddisfatto e riconoscente di avere persone e un popolo come voi. Veramente è stato un tempo per me speciale, ho ricevuto tantissimo io, anche se ho potuto dare cose spirituali a voi, io sono stato il primo a ricevere e per questo sono grato e mi voglio impegnare ad avere altri tempi con voi dove posso togliermi giacca e cavata e mettere tutta e scarpe da tennis e divertirmi con voi nelle passeggiate, in cucina o altro. La Bibbia dice che c'è un tempo per ogni cosa, voi siete abituati a vedermi in questi pani, ma io non sono sempre così. Mia moglie mi vede quando sono in pigiama, ad esempio, <ride> voi no. <ride> Comunque, a parte questo, mi, mi, piace, mi piace mostrarmi per quello che sono e che a volte magari i panni dietro un pulpito nascondano, nascondono come può sembrare che le persone dietro un pulpito siano delle persone perfette o delle persone irraggiungibili o delle mete impossibili. Non è così ed è questo il messaggio che abbiamo voluto dare ai vostri figli, ai nostri giovani. Io e mia moglie abbiamo mostrato la nostra naturalezza nel fare un percorso spirituale che ci ha portato a essere pastori, ma non siamo nati pastori e credo che questo vi sia servito così? Benissimo. Oggi voglio iniziare il primo culto perché sono stato sollecitato da alcuni di voi che hanno sentito già questo messaggio durante l'evento di Verona ed è un messaggio che ha parlato profondamente al mio cuore e credo che ha parlato anche a quelli che erano presenti a Verona. E quindi mi hanno proprio incoraggiato a ripresentare questo messaggio perché mi hanno detto, Pastore, non puoi non darlo alla Chiesa. E quindi eccomi qua. E quindi il messaggio che condividerò con voi è nel libro dei numeri, al capitolo 18. Quindi se avete la Bibbia apritela, puoi mandare l'immagine subito e lasciarla lì per tutto il servizio. Numeri 18, leggeremo dal versetto 6, leggeremo il versetto 7, dice, ecco, io stesso ho preso i vostri fratelli, i Leviti, dal mezzo dei figli di Israele, essi sono dati in dono. Dall'Eterno a voi per svolgere il servizio della tenda di convegno, ma tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro servizio in tutto ciò che riguarda l'altare che è al di là dal velo e presterete il vostro servizio. Io vi do il vostro sacerdozio come un dono per il servizio, ma l'estraneo che si avvicinerà sarà messo a morte. Quindi questi erano gli statuti che Dio aveva stabilito nell'Antico Testamento che noi dobbiamo prendere e possiamo portare nel Nuovo Testamento, quindi nella Chiesa. Allora, innanzitutto, noi vediamo che, e lo sappiamo, che i ministeri, i cinque ministeri, sono un dono di Dio dato alla Chiesa. Ora, il dono di Dio... Non è il pastorato, il dono di Dio è il pastore. Quindi i doni di Dio sono apostolo, il profeta, il pastore, l'evangelista e il dottore. Questi cinque ministeri sono un dono di Dio, ma il dono d'omata che troviamo nel Nuovo Testamento sono le persone. Quindi le persone sono un dono dato alla Chiesa che esercitano il ministero e quindi sono chiamate da Dio per esercitare un servizio a Dio e alla Chiesa. Ma in questo contesto, quello che desidero che voi osserviate è che la scrittura dice, io vi do i leviti in mezzo ai figli di Israele ed essi sono dati in dono dall'Eterno a voi. Quindi anche i Leviti, quindi tutta la classe sacerdotale, sono un dono di servizio dato alla Chiesa. Che cosa significa Levi? Levi, il nome Levi da cui nasce la tribù dei Leviti, vuol dire attaccamento. I Leviti sono tutti coloro che sono attaccati alle cose di Dio, che amano le cose di Dio che bramano le cose di Dio, che desiderano le cose di Dio, che servono il piano di Dio, che servono agli scopi di Dio. Questi sono i leviti perché il levita è colui che ha attaccato alle cose di Dio. I leviti dovevano essere attorno al tabernacolo. In effetti, in questa immagine che vi do questo è il tabernacolo, quindi la tenda che era costruita mentre il popolo era in viaggio nel compiere la volontà di Dio, così come la Chiesa è in viaggio nel compiere la volontà di Dio. Una delle mansioni fondamentali dei Leviti è che loro dovevano mettere le loro tende intorno al tabernacolo. Quindi che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che coloro che sono chiamati a servire vivono intorno alla volontà di Dio. E questo è il motivo per cui molti di voi, quando entrano in chiesa, si sentono attaccati alle cose di Dio e iniziano a mettere la loro vita e a farla girare intorno alle cose di Dio. Esattamente. Come Dio voleva che i Leviti mettessero le loro tende intorno al tabernacolo. E in effetti, per molti di noi, il giorno in cui nasciamo di nuovo, la nostra vita inizia a girare intorno alle cose di Dio e iniziamo a servirlo perché lo sentiamo dentro. Non è per tutti così. Ci sono persone che subito iniziano a servire, ci sono persone che inizieranno a servire dopo un anno, ci sono persone che inizieranno a servire dopo tre anni perché hanno a cuore altre cose. Ma nel momento in cui Dio ti chiama e tu nasci di nuovo, molti di noi non pensano ad altro che servire Dio. E questo pensiero diventa così forte che tu ti senti attaccato a ogni cosa appartenga a Dio alla sua parola, ai suoi figli, al servizio, alle cose, a tutto ciò che Dio ha di bisogno per portare avanti il suo progetto. Queste persone, questi servi sono un dono di Dio dato alla Chiesa. Quindi chiunque nelle Chiese mette mano a un servizio è un dono di Dio alla Chiesa. Quindi chi sceglie di servire è un dono, indipendentemente da quello che fai, che tu stia al mixer o qui davanti a cantare, che tu stia in cucina o in libreria, che tu stia con i bambini o su nella polifunzionale, quando tu servi, tu sei un dono di Dio al popolo. Alleluia. Io non avevo mai visto questo aspetto. È bello servire, ma non avevo mai visto il dono di Dio dato agli altri. Quindi chiunque serve, musicisti potete dire io sono un dono di Dio. Voi al mixer potete dire io sono un dono di Dio. Chi ha pulito la chiesa può dire io sono un dono di Dio. Chi ha preparato i cibi può dire io sono un dono di Dio. Chi è su con i bambini può dire io sono un dono di Dio. Se tu non servi in chiesa non lo puoi dire. Non lo sei, non lo sei adesso. Lo puoi diventare, lo puoi desiderare. Però questo attaccamento alle cose di Dio non è naturale, è soprannaturale. Se tu sei alla porta d'entrata, sei un dono di Dio. Se tu sei nel servizio accoglienza, sei un dono di Dio. Questa cosa è soprannaturale. Nessuno, nessuno mette come priorità nella propria vita servire Dio. È qualcosa che ti nasce dentro. E allora questo attaccamento, questo attaccamento alle cose di Dio, cambia le tue priorità. cambia le tue priorità. La tua priorità è di essere attaccato allo scopo di Dio, al piano di Dio, ai progetti di Dio. Amen. Alleluia. Quando inizi a servire come i Leviti, la tua vita inizia a girare intorno alle cose di Dio. Ed ecco la differenza che io, della quale vi ho sempre parlato fra il cristiano Vodafone, che fa girare tutto intorno alla sua vita, e il cristiano levita, che fa girare tutta la sua vita intorno alle cose di Dio. Si può cambiare nella Chiesa? Assolutamente sì. Ma qual è la volontà di Dio? Che tu diventi un dono. Noi pensavamo che noi dovevamo fare doni. E quindi quando diamo la decima offerta noi diamo doni a Dio. Hai mai pensato di essere tu il dono che devi mettere nel cestino? Io una volta ho preso il cestino per insegnare che a Dio non interessano i soldi, i soldi interessano a me, sono importanti a me, l'affitto lo lo, della Chiesa lo pago io, non Dio. Le bollette le pago io, non Dio. Gli stipendi li pago io, non Dio. La Chiesa è sua, ma chi deve pagare tutte queste cose sono io. Quindi i soldi interessano a me. Dio non ha problemi, Dio li ha tutti i soldi: l'oro, l'argento, le migliaia di mandri sui mondi sono suoi, è tutto suo. Però Dio ha detto: quelle cose le metto nella terra per voi. E quindi il nostro compito è amministrare le cose di Dio. Io ho bisogno di queste cose. Ma il bello del messaggio è proprio questo, che quando la tua vita viene data a Dio, tutto inizia a girare intorno alle cose di Dio, anche le nostre finanze iniziano a girare intorno alle cose di Dio, tutto deve girare intorno alle cose di Dio. E ci sentiamo attaccati, come Chiesa attaccati, intorno. Prima cosa, andiamo a leggere quello che dice Levitico, capitolo, eh, scusate, Numeri, capitolo 1, versetto 50. affida ai Leviti la cura del tabernacolo della testimonianza, di tutti i suoi utensili, di tutto ciò che gli appartiene, essi porteranno il tabernacolo e tutti i suoi utensili e ne faranno il servizio e si accamperanno, ditelo voi, dove? Dove? Chi serve inizia a far girare la sua vita intorno al piano di Dio, non intorno a se stesso ma intorno al piano di Dio. Un'altra cosa che desidero farvi notare è che, anzi, prima lo leggiamo e poi ve lo spiegherò, perché se no prevenire non è sempre un'ottima strategia, ma leggendo possiamo comprendere il significato di questa scrittura. In numeri, al capitolo 3, versetto 7, poi leggeremo il versetto 6 avranno, essi avranno cura del suo servizio e del servizio di tutta l'assemblea. Attenzione, i Leviti hanno cura di tutte le cose dell'assemblea. Quindi chi serve, serve voi. Chi serve ha cura delle vostre cose. Ma il versetto 6 dice, fa avvicinare la tribù di Levi. E, e presentala davanti al sacerdote Aronne perché stia al suo servizio. Prendete questo versetto, portatelo nel Nuovo Testamento e vedete che chi serve serve i ministeri e serve la Chiesa. Quindi chi è di servizio è onorato, è un dono di Dio, onorato nel servire i ministeri all'interno della Chiesa e nel servire la Chiesa stessa, il popolo di Dio stesso. Quindi non è solo un servizio di cose pratiche, è un aiuto anche per coloro che stanno servendo di Dio al di qua del cortile o del luogo santo, cioè lì dove c'era la presenza di Dio. Ma andiamo avanti. È interessante notare che i Leviti venivano censiti, sapete tutti cos'è il censimento, venivano censiti all'età di un mese, contrariamente al popolo israelita, il quale lo erano solo a vent'anni. Quindi vuol dire che i Leviti iniziavano veramente a servire il giorno in cui nascevano di nuovo. Subito. In effetti molti di noi, immediatamente, all'atto della conversione, hanno deciso di servire Dio con tutto il loro cuore, con tutta la loro mente, con tutte le loro forze. Altri hanno preso tempo, ma molti di noi subito volevano servire Dio, non sapevano come fanno. Non sapevo neanch'io come farlo all'inizio, ma avevo il desiderio di farlo. E se voi avete il desiderio di farlo, questo è il momento per fare delle scelte. Quindi questa differenza è importante e la possiamo notare in numeri, capitolo 3, versetto 15. Fa il censimento dei figli di Levi in base alle loro case paterne, secondo le loro famiglie, farà il censimento di tutti i maschi dall'età di un mese in su. Quindi, subito nel primo mese coloro che volevano servire si offrivano, subito. È interessante notare quello che dice Numeri, al capitolo 8, al versetto 24. E questo è ciò che riguarda i leviti: dai 25 anni in su, il levita entrerà a compiere il lavoro. Nel servizio della tenda di convegno. Che cosa sta dicendo questa scrittura? Che i Leviti venivano censiti a un mese, cioè avevano il desiderio di servire subito, ma a 25 anni entravano in servizio nella tenda di convegno. Guardate adesso Numeri 4, versetto 3. E state attenti, adesso vi spiegherò. Dall'età di 30 anni in su fino all'età di 50 anni di tutti quelli che entrano in servizio per lavorare nella tenda di convegno. Abbiamo appena detto che il desiderio di servire nasce subito, però entri realmente entravano realmente in servizio a 25 anni nella tenda di convegno, ma a 30 anni Assumevano l'ufficio per l'opera della tenda del convegno, quindi dai 25 anni ai 30 c'era 5 anni di apprendistato. Quindi anche chi serve deve imparare a servire, perché non serve uno qualsiasi, serve Dio, serve il piano di Dio, serve gli uomini di Dio, serve il popolo di Dio e tu devi sapere come servire. Alleluia. Numeri 4, versetto 3 dice che all'età di 30 anni in su, all'età di 30 anni in su, a 50 anni, il Levita si ritirava dal suo servizio attivo. Numeri 8: tutte queste cose adesso noi le dobbiamo prendere perché il Levita è colui che serve. Quindi, io sto prendendo il servizio e lo sto portando nel Nuovo Testamento, lo sto prendendo dal tabernacolo e lo sto portando nella chiesa. Sono principi questi che funzionano. E in Numeri 8, al versetto 25, e all'età di 50 anni smetterà di compiere questo lavoro di servizio e non servirà più. Quindi, la scrittura sta dicendo che da, dai 30 anni. Ai 50 anni doveva poi lavorare, quindi dai 25 a 30 c'era l'apprendistato, dai 30 a 50 doveva lavorare, a 30 anni smetteva di lavorare. Ma che cosa avveniva? Il versetto 26 dice che potrà assistere i suoi fratelli nella tenda di convegno. Quindi una persona che inizia a servire. Nella Chiesa, nelle cose pratiche, a un certo punto di maturità, sm può smettere di fare le cose pratiche e affiancarsi a coloro che stanno servendo Dio nelle cose spirituali, guidando le persone. Ma tu non puoi guidare le persone se non inizi con le cose pratiche. Il vostro pastore ha iniziato lavando pentole, teglie lavando bagni e pavimenti ed è arrivato a essere pastore non perché non sentissi la chiamata fino al principio ma perché dalla chiamata al mandato c'è un tempo di preparazione Dio non prende una persona solo perché ha un talento e la mette a cantare e a suonare chiunque dal mondo anche se è un cantante nella top ten della hit parade entra in chiesa prima di cantare da qua deve fare un cambiamento deve essere ripulito chiaro? Qui non siamo alla ricerca di talenti naturali, qui siamo alla ricerca di uomini, donne di Dio che entrino nella categoria dei Leviti. Prime donne non le vogliamo qui sopra e nemmeno lì sotto. Amen. Alleluia. Il compito principale dei Leviti qual era? Era quello di trasportare il tabernacolo, montarlo e smontarlo. Quindi i Leviti, coloro che servivano, quando la nuvola si alzava di giorno, loro dovevano smontare tutto quello che state vedendo, quindi avevano i vari incarichi. Dovevano caricarselo in qualche modo e poi ve lo spiegherò. E dovevano portarlo fino alla prossima tappa, quando la nuvola nuovamente scendeva. La nuvola rappresentava la presenza di Dio, lo Spirito Santo. Quando la nuvola scendeva, il popolo si fermava e loro cosa dovevano fare? Rimontare tutto: quindi smonta e rimonta. Smonta e rimonta. E se voi guardate, non c'erano poche cose, ce n'erano un bel po' di cose, quindi di lavoro ce n'era sempre. Nella Chiesa di lavoro ce n'è sempre. Noi non smontiamo queste colonne, ma siamo una Chiesa in movimento in tante cose, che smontano e rimontano. E se ritorniamo indietro un po' di anni, quando non avevamo ancora il locale, a Cipicchia, smontavamo tutto, mettavamo tutto in macchina e rimontavamo nel comune. Smontavamo tutti gli strumenti, il pulpito, gli striscioni dove c'era Gesù ti ama e altre cose. Smontavamo tutto e rimettavamo in macchina. Addirittura avevamo il vaso dei fiori e il cestino per l'offerta. E abbiamo incominciato così con 8, 10, 15 persone le prime riunioni. Smontavamo tutto e rimontavamo tutto perché non avevamo ancora il locale e realmente loro e poi ci siamo affaticati e abbiamo detto: Signore, adesso basta trovarci un locale, e ce l'ha trovato. E poi non ci siamo stati più e abbiamo detto: Signore, trovarci un altro locale ed è questo, e ce l'ha trovato. E adesso che non ci stiamo più, secondo voi, com'è che sto pregando io? Signore, trovami un altro locale. Aha. E ci stiamo andando perché Dio sta muovendo cose. Sta muovendo in prima noi, in primis noi a crederci, e poi ci introdurrà in qualcosa di nuovo. Perché? Perché il secondo culto è in funzione di nuove persone che devono entrare in chiesa. Non è che facciamo il secondo culto perché non avevamo niente da fare. Tutti noi avevamo da fare, ma abbiamo deciso di fare il doppio culto perché possiamo portare al Signore una categoria di persone che preferisce svegliarsi, dormire al mattino, svegliarsi al pomeriggio e venire qua. Ed è la cosa migliore. E allora ho detto: Ok, iniziamo a fare il doppio culto, vediamo quante persone noi riusciamo a raggiungere e così facciamo crescere la chiesa. Ma per quale motivo? Perché vogliamo avere un nuovo locale o perché vogliamo salvare anime? Chiaramente, però dobbiamo anche pensare dove metterle comodamente, perché è importante anche questo. Perché Dio non ci sta portando nel deserto, Dio ci, sta, ci ha portato nella terra promessa e quindi dobbiamo imparare a metterle anche comodamente. Bene, perché vi sto dicendo questo? Se il compito dei, di coloro che servono era montare, smontare e provvedere a tutti i lavori per far star bene la gente, questo vuol dire che se i Leviti non avessero servito portando il tabernacolo, il popolo non avrebbe potuto proseguire il suo cammino. Se i Leviti non avessero montato e smontato facendo quello che Dio li ha chiamati a fare, il popolo non poteva andare nella prossima tappa. Ecco perché chi serve è un dono. Sei un dono per portare gli altri nella prossima tappa della loro vita, della loro chiamata, della loro missione. Tu dici ma io pensavo che queste cose le facesse solo il pastore, i ministeri o i responsabili di cellula. Noi abbiamo il nostro compito, nel nostro servizio, nelle mansioni spirituali che hanno a che fare con la preghiera, con la parola, con l'insegnamento. Ma poi ci sono altri doni nella Chiesa che sono coloro che seguono le mansioni pratiche, ma se non ci foste voi a servire nelle cose pratiche, tutti insieme noi non potremmo entrare nella prossima tappa e quindi il popolo resterebbe fermo. Ecco l'importanza di chi tu sei quando servi, indipendentemente dal ruolo che avrai o che ti è stato assegnato. Numeri 4, al versetto 19. La seconda parte, quindi la seconda parte, il versetto B, cioè la parte B del versetto 19, dice, Aaron e i suoi figli entreranno, l'avete trovato? State attenti eh, perché stiamo insegnando oggi, Aaron e i suoi figli entreranno e assegneranno a ciascuno di loro il proprio servizio e il proprio incarico. Chi è che doveva fare questo? Aronne e i suoi figli, questo vuol dire che il servizio e l'incarico non te lo puoi scegliere tu, ti viene affidato. Tu dici io do la mia vita di servizio a Dio. E coloro che sono Aronne e la, la parte della sua famiglia potremmo dire in questo momento il pastore, i ministeri che lo aiutano sono quelli che ti coinvolgono e che ti dicono qual è il tuo ruolo. Tu dici ma a me piacerebbe cantare? Ok. Se ti piace cantare, inizia con la scopa in mano e pulisci la chiesa. Oh, ma io voglio suonare. Va bene, ci sono i bagni da lavare. Non decidi tu perché ti piace fare una cosa. Tu decidi che vuoi servire, noi decidiamo il ruolo che tu devi assumere. È logico. La sapienza vuole usare il meglio di chi tu sei, quindi quello che sai fare lo vogliamo usare al meglio per Dio, però non puoi pensare che siccome lo sai fare subito farai quello, non è sempre così e non è così. Quindi Aronne e i suoi figli entreranno e assegneranno a ciascuno di loro il proprio servizio e il proprio incarico, il servizio è generico, cioè io posso dirti, va bene, da ora in poi, da oggi in poi tu servirai in Chiesa, ma l'incarico è la specificità del servizio. Quindi il servizio è generico, l'incarico è specifico. Amen? È il ruolo che noi, che siamo la guida della Chiesa, ti assegniamo. Puoi dire Amen? In numeri 7, dal versetto 6 al versetto 9, andiamo a leggere qualcosa di molto interessante che vi insegnerà a vivere in chiesa in maniera pratica. Siete pronti? Ok, per i vostri amen. Mosè, versetto 6, prese dunque i carri e i buoi e li diede ai Leviti. Ci siete? Mosè... Che era il responsabile della Chiesa. Io, pastore, adesso impersonifico Mosè che guidava il popolo nell'Antico Testamento e il pastore guida la Chiesa nel Nuovo Testamento. Quindi, cosa fa? Prende i carri e i buoi e li dà ai Leviti. Dice così. Dice così. Ok? Guardate: due carri e quattro buoi li diede ai figli di Gershon, secondo il loro servizio. Quattro carri. E otto buoi li diede ai figli di Merari secondo il loro servizio, sotto la sorveglianza di Itmar, figlio del sacerdote Aronne, ma ai figli di Chea non diede niente, perché avevano il servizio degli oggetti sacri ed essi li portavano sulle spalle: Eh no, eh, non mi sta bene, perché a lui due buoi e due carri? E perché a lui ha dato quattro carri e quattro buoi? Otto buoi e otto carri! E lui deve portare tutti sulle spalle. No, non mi sta bene. Cambio chiesa. Tu puoi cambiare tutte le chiese che vuoi, ma non potrai mai cambiare la parola. Vattene dove vuoi, ma la parola non muta. Grazie per il vostro applauso. Ci vuole, ci sta. Mi piace questo passaggio. Guardate la bellezza di Dio potevano protestare, avevano il diritto di protestare, sì o no? Allora, facciamo le tre categorie, no? Questa categoria è una famiglia di servizio, questa è una categoria di servizio, quella è un'altra categoria di servizio. Dio dice: a lui do, a loro do due buoi e due carri. A loro do quattro buoi, quattro carri. Poi va da loro e dice: a voi non do niente, porterete tutto sulle spalle. Caspita, in una chiesa, minimo una ribellione. La chiesa si divide in tre, uno se ne va da una parte, uno dall'altra, uno dall'altra. Qui non mi resta più nessuno. Vero? Non pensate che ci sia qualcosa da imparare oggi? Non c'è qualcosa da imparare oggi? Non pensate che queste cose le abbia decise Dio e non Mosè? Sì o no? E allora perché protesti quando non capisci le cose? Accettatele da parte di Dio. Avevano tutto il diritto di protestare. Ma perché io mi devo caricare di queste cose sulle mie spalle? E a lui gli ha dato i buoi e il carretto. Poi oh, due gli hanno dati. A lei gli ha dati quattro e quattro carri. E io devo mettermi tutto sulle spalle? Dio, non mi sta bene. E cambio chiesa. Ma la parola non cambia, cari. Quella è e quella resta per tutti. Quindi potete andare in tutte le chiese che volete, ma non cambierete mai il pensiero che Dio ha per te. E se Dio ha deciso che tu ti devi caricare queste cose sulle spalle, è perché Dio ti sta parlando e ti sta insegnando a vivere come Lui vuole, non come tu vuoi. Mi ha parlato questo passaggio, veramente mi ha parlato. Perché io non posso vedere che Dio, che è giusto ed equo, faccia favoritismi. Siete d'accordo con me che non è un favoritismo di Dio? Sappiamo che Dio non fa favoritismi, però dobbiamo vedere il messaggio che ci vuole insegnare dietro. E quando ho compreso che c'era questa opportunità da parte di Dio nel servizio... Allora tutti noi dobbiamo rilassarci. C'è un tempo nel quale tu muoverai le cose e avrai il favore di Dio per avere carri, e c'è un tempo nel quale farai lavori dove dovrai prenderti le cose sulle spalle. E adesso andiamo a vedere in maniera particolare quello che dovevano fare queste famiglie. Allora, adesso che sappiamo tutto questo, troviamo i Gersoniti e il loro compito in numeri 4, dal versetto. 24 al versetto 27, molto chiaro: questo è il compito delle famiglie dei Gersoniti. È scritto, okay? Cosa dovevano fare? Il servizio che devono fare e le cose che devono portare: due punti, porteranno i teli del tabernacolo, la tenda di convegno, la sua copertura di pelli di tasso che è di sopra la cortina all'ingresso della tenda di convegno, i tendaggi del cortile con la cortina per l'ingresso del cortile, la quale sta attorno al tabernacolo e all'altare, le loro corde e tutti gli utensili destinati al servizio. Tutto ciò che è necessario fare con queste cose lo faranno. Tutto il servizio dei figli dei Gersoniti, tutto ciò che devono portare e tutto ciò che devono fare sarà fatto agli ordini di Aronne e i suoi figli. Quindi che cosa dovevano portare? Alla fine, lato pratico, tutto ciò che aveva a che fare con i tendaggi e vedete che ce n'erano tanti, vi rendete conto? Ce n'erano tanti, ma erano tende. Ok, andiamo alla seconda famiglia che sono i Merariti. Tenete a presente, questi sono tutti Leviti. Tutti chiaro? Tutti avevano un compito. Dio sta chiamando qualcuno? No? Allora spegnete i cellulari per piacere. Se no, requisiamo, vendiamo e diamo l'offerta a chi ne ha bisogno. I merariti, seconda famiglia, il loro compito, numero 4, numeri 4, versetto 31 e 32. Questo è ciò che ha affidato alla loro cura da portare in conformità a tutto il servizio nella tenda di convegno, le assi del tabernacolo, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi, le colonne che sono intorno al cortile, le loro basi, i piuoli le corde e tutti gli utensili da lavoro che riguardano queste cose e assegnerete a ciascuno personalmente gli oggetti che devono portare. Avete letto? Quindi da una parte una famiglia doveva portare tutti i tendaggi, l'altro deve portare le assi, le colonne, i pioli. Terza famiglia, i cheatiti e il loro compito è il numero 3, quindi il capitolo prima, dal versetto 30 al versetto 31. Il capo della casa paterna dei Cheatiti, che è Eliafaz, figlio di Uziel, le loro mansioni riguardano l'arca, la tavola, il candelabro, gli altari, gli utensili del santuario con i quali essi facevano il servizio, il velo e tutto il lavoro che ha a che fare con queste cose. Protesta in chiesa, eh no, eh, eh bravo, eh. A lui gli ha detto di portare tutti i veli. Caspita! E a me dai tutte le assi. Eh no, non mi va bene mica una roba del genere. Chi è che decide tutto questo? Ma chi ti credi di essere? Cambio chiesa. Ma ancora una volta non puoi cambiare la parola. Chi ha fede al compito? È Dio. Vedete, lì si poteva veramente elevare una sommossa. Una sommossa nel deserto. Titolo del messaggio, sommossa nel deserto. Paolo, va bene? Sommossa nel deserto. Siete d'accordo che poteva esserci una protesta comune? Non solo perché alcuni avevano avuto i buoi, altri ne avevano avuto il doppio ed altri dovevano portare sulle spalle, no, ma anche perché alcuni dovevano portare i teli. Gli altri dovevano caricarsi delle assi, delle colonne, dei pioli, di tutto ciò che era pesante. Ma perché io, Signore? Non lo so. Quello che so è che devi imparare a obbedire. E finché non imparerai a obbedire, tu dovrai continuare a fare quello che Dio ti chiede di fare, perché ti formerà attraverso l'obbedienza. Dio non ti forma attraverso le malattie, Dio ti forma attraverso l'obbedienza alla sua parola. Lo ripeto, questo è un principio fondamentale perché ci hanno sempre insegnato che noi veniamo formati dalle malattie. La malattia viene dal ladro, Dio non ti forma servendosi delle cose del ladro che viene a rubare, ammazzare e distruggere. Chiaro Chiesa? Dio ti forma attraverso l'obbedienza finché non impari a obbedire. E chiaramente occorre una vita. Perché si impara a obbedire in casa con i genitori, chiaro? Dov'è che si inizia a obbedire? In casa. Si impara a obbedire ai genitori. Voi protestate a volte perché io non sento la voce di Dio. Certo che non la sentirei mai finché non imparerai a obbedire ai genitori. Quando imparerete a obbedire ai genitori inizierete ad ascoltare anche la voce di Dio. Fino a quando non imparerete a obbedire a coloro che vedete non riuscirete a obbedire a colui che è invisibile. Amen. Questo vale anche per gli adulti che sono ancora bambini. Io ho parlato ai giovani. Ma adesso parlo anche a voi. Finché non impariamo a obbedire a colui che vediamo, non riusciremo a obbedire a colui che non vediamo. È una crescita spirituale anche questa. Amen. Alleluia. Quindi come vedete, anche in questo passaggio ci poteva essere una protesta, ma questo era il piano di Dio. Quindi indipendentemente dal compito e dalla mansione che tu hai, che tu porti tende o porti le colonne, che tu hai due buoi, quattro buoi, oppure porti tutto sulle spalle, tu sei e resti comunque un dono di Dio. E questo per me è fantastico. Questo è tutto il messaggio. Qualsiasi cosa tu faccia, sei un dono di Dio a noi e al popolo. Sei un dono di Dio a noi e al popolo. Dillo, io sono un dono di Dio. Io sono un dono di Dio. Numeri 8, versetto 6. Prendi i leviti. Chi sono i leviti? Quelli che servono quelli che sono attaccati alle cose di Dio, chiaro? Prendi i leviti e purificali. La purificazione nella Chiesa non è un optional, è il tempo che occorre in cui i tuoi talenti o i tuoi doni vengono consacrati a Dio facendo un passo indietro prima dicevo se sei musicista nel mondo non hai il diritto di entrare in chiesa e metterti a suonare una tastiera o una chitarra devi prima essere purificato nel tuo modo di vedere le cose, nel tuo modo di credere, nel tuo modo di pensare, nel tuo modo di agire, vieni purificato da che cosa? Mediante la parola di Dio, il lavacro della parola di Dio, c'è un tempo in cui la parola di Dio deve lavare il tuo modo di vedere le cose, il tuo modo di credere, il tuo modo di agire. Perché? Ma non perché sei cattivo, ma perché sei stato abituato anni nello stile di vita del mondo, nel modo di agire del mondo, per cui tutto quello che viene fatto è in funzione al pensiero di fuori e non al pensiero di Dio. Ecco perché occorre un tempo per farti servire in chiesa, non perché il pastore sia cattivo o il maestro buonfitto sia cattivo e non ti vuole far suonare o cantare, ma perché tu devi avere un tempo nel quale le tue motivazioni per cui vuoi servire Dio devono essere purificate. Perché nessuno vuole qualcuno che si mette in mostra o a danzare. Non vogliamo prime donne che danzano davanti, vogliamo donne che danzano davanti a Dio. Vogliamo persone che cantano davanti a Dio, che suonano davanti a Dio, che cucinano davanti a Dio, che lavorano e puliscano davanti a Dio. Questo è quello che vogliamo, così come siamo noi, così dovete essere voi. Alleluia. Gloria a Dio. Prendi le viti e purificali. Penso che possiamo concludere il messaggio dicendo questo. Matteo 25:21 Il suo Signore gli disse, bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo. Signore. E mi piace questa scrittura, perché chiaramente chiunque ha questa attitudine di servizio, in primis serve Dio, poi serve gli uomini di Dio, poi serve la Chiesa, ma tu devi imparare a, vedersi, a vederti come un dono. E il fatto che tu servi vuol dire che ci sarà un giorno in cui ne avrai anche la retribuzione proprio dalla mano di Dio in quello che hai fatto indipendentemente da quello che fai, mi vengono in mente vari messaggi, ma concludiamo, uno di questi è quello che, di Davide, che insegue i nemici che avevano, gli avevano portato via ogni cosa e un gruppo resta nelle tende, un gruppo invece insegue i nemici, li attacca, li sconfigge e riprende tutto quello che gli avevano rubato. Quando loro tornano indietro, Davide è figura di Cristo, tipologia di Cristo, quando ritornano indietro, Davide decide di dividere il bottino fra tutti e alcuni che erano andati con lui a riconquistare a conquistare il bottino gli hanno detto no, non è giusto, noi abbiamo combattuto a rischio della nostra vita, quelli che sono rimasti alle tende non hanno fatto niente. Ve lo ricordate questo passaggio? Non hanno fatto niente. Perché dobbiamo dividere il bottino fra tutti? Davide si arrabbia e dice da ora in poi, da ora in poi, il bottino, indipendentemente dalle mansioni, sarà diviso equamente. Prendi questo passaggio. Portalo nella Chiesa del Nuovo Testamento. Verso tutti coloro che stanno servendo. Indipendentemente dal fatto che raccogli l'offerta pubblicamente, che suoni, che canti, che insegni o che predichi, se anche stai facendo un lavoro che gli altri non vedono e sei vicino alle tende e non sei andato in prima linea nell'attacco, la retribuzione sarà uguale per tutti e sarà divisa in parti eque fra tutti. Questo è Dio, questa è la giustizia di Dio. Per cui ogni volta che chi serve aiuta coloro che li vedete che sono qui e sono quelli in prima linea che attaccano nelle cose dei problemi, mentre tu sei rimasto a pulire i bagni o la chiesa o a cucinare o in libreria o con i bambini e ti sacrifichi a volte perché magari non sei al culto e sei sopra a lavorare, tu devi sapere, tu devi sapere che condividerai lo stesso premio del pastore, che condividerai lo stesso bottino, perché? Perché l'hai aiutato a portare dentro il raccolto. Amen. Voi siete un dono quando iniziate a servire e siete un dono di Dio dato a noi e dato al popolo di Dio stesso. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia.